Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio a Viareggio. Eccoci qua finalmente con una puntata all'aria aperta, con il sole di luglio che ci piomba sulla chiorba. Infatti abbiamo gli occhiali da sole, siamo vestiti abbastanza leggerini. Che cavolo sto dicendo? Non si sa perché, perché siamo qua per andare a trovare l'amico Giacomo, il titolare della gioielleria Pasquali Domenici, che è parte ufficiale del canale qui a Viareggio, e ci mette a disposizione gli orologi, così noi andiamo a vedere un po', perché oggi c'è anche una nuova collezione, ha preso in concessione un nuovo marchio e sicuramente l'amico Piero è a conoscenza di questo nuovo marchio, perché lui sa sempre tutto quello che deve sapere. Un altro marchio ha preso? Sì. Non sapevo niente. Come non sapevi niente? Non lo sapevo. Sei sempre all'oscuro delle cose te. Sì. Va bene, che orologio del giorno hai te? Un orologio vintage, Orven, comprato su eBay, mi sono aggiudicato un'asta molto sudata, molto dura, 35 euro. Piero, questa gara c'ho fake. No, perché? Allora, questo è un quartzo. Sì. Cioè, non c'ha la sfera GMT e c'è la ghiera con 24 ore. È più bello, non ti è una fregatura. Sì, 25, è un imbroglio. 25 euro. 25 euro, va bene, allora me ne prendo due. Lo uso per tutti i giorni. Guarda che bel cinturino John Cool Strap originale, uno dei suoi primi cinturini. Boh. Guarda che bello. Sì, sì. Te l'ho dato io quello lì. Sì. Ho insensato, fai furbo. E io invece ho il mio bellissimo Longines Legend Diver, orologio estivo col suo bracciale a chicchi di riso, la bag interna, il calibro L888 certificato cronometro. E non è un quarzone come il tuo, hai capito? Mi ero preparato anche tutta la descrizione dell'orologio, dall'Australia. Perché c'era la descrizione? Ma è una ciofeccata. E allora non te la faccio leggere. È una ciofeccata. Andiamo, dai. Andiamo. E il marchio che andiamo a vedere nuovo, è giapponese. Perché i quattro marchi giapponesi sono? Sammola, Kitala e Kitamort. Seiko. Orient. Ah, Orient è giapponese. Citizen. Citizen pure giapponese. Oh, non lo sapevo. E la quarta giapponese qual è? Qual è la quarta giapponese? Vabbè, vedremo poi, dai. Samurai. Bravo. Ascoltami a me, piano caffè. Sì. No, veramente, qual è la quarta giapponese? Casio. Ah, dai. No, io non lo so, sono ignorante io. E poi già che siamo lì, diamo un'occhiata anche agli altri orologi che ci sono, gli usati, magari c'è qualche usato interessante. Oddio, qualcosina da spendere ce l'avrei anche. Dovrebbero essere arrivati anche i Mid Ocean Star da 39 mm che tanto mi piacciono. Occhio alle macchine. Al bar ci siamo? Ma gli spiccioli me li hai ridati? No. Sì. Ah, lo pago io? Sì. Allora, senti già da qua. Sono i miei amici buoni. Buonasera. Cosa è? Cosa è? Buonasera. La mogliera l'hai lasciata. Eccoci, come mai è chiuso? Se non lo sai tu. L'hai avvisato Giacomo che saremmo venuti? Il luogo del pensiero, Viareggio. Apriti sesamo. Torniamo a casa, Piero. Andiamo via, ciao. Siamo riusciti ad aprire, perché mi sono messo i guantini, ho tirato su e siamo riusciti ad entrare. Andiamo. La porta era anche aperta. La porta era anche aperta, sono tutti i trucchi del mestiere, no? Che siamo qui all'interno della baracchetta con il buon Giacomo che ci aspetta, che fa anche rima, baracchetta, aspetta, la baracchetta degli orologi. Guantini, inforchiamo anche i simpatici occhiali e così diamo il via agli orologi. Perché avete visto la simpatica foto di copertina così molto estiva e diciamo leggera? Perché? Perché? Perché comunque sia presenteremo gli orologi dell'estate, però ecco, prendere un orologio estivo si può declinare in tante versioni, in tante particolarità, e oggi diciamo affronteremo un pochino questo tema. Noi come in copertina rappresenteremo ogni stile, come si può affrontare con un orologio il tema estate. Quindi secondo quello che vedo disposto qua, abbiamo gli orologi da super immersione, grandi e per grandi profondità, 600, 1000 metri, quello che è,
gli orologi da diver classici, quelli anche un pochino eleganti, un pochino per tutti i giorni, e quelli super colorati perché l'estate porta con sé il colore. Sì, diciamo una questione di livelli. Volete restare sulla spiaggia? Volete farvi il bagnetto? O siete professionisti seri e volete andare in immersione? Pieno di professionisti seri. Dove partiamo qua? Allora, io partirei col discorso classico. Sì, classico diver. E andiamo anche in ordine di tasca. Di tasca, sì. Allora, il primo che... il ProMaster Marine, questo qua è quello con il quadrante color senape che mi è sempre piaciuto, è uno dei miei preferiti, Citizen ProMaster Marine, ossia la versione moderna del ProMaster classico, la vedete che è un pochino più accattivante come stile, anche come quadrante con questa buccia d'arancia che ci piace tanto, e il calibro è sempre lo stesso, il Miota della serie 8000, i 200 metri di impermeabilità, diver certificato, perché dove c'è l'apostrofo con la S significa che è un diver certificato. E questo qua è per tutte le tasche, perché qua si va veramente attorno ai 298 euro nella versione braccialata. Ovviamente per non stare qui tutto il giorno vi abbiamo fatto una selezione per marca e livello di prezzo, però poi ogni prodotto ha tutte le sue varianti. Sicché ecco, cinturinati gomma, quadranti chiari, scuri, volendo c'è il suo predecessore che costa anche qualcosina meno. Sicché ecco, ce n'è veramente per tutte le tasche e tutti i gusti. Poi dopo i Citizen, qua bisogna andare veloci perché sono tantissimi, sì, non ci possiamo nemmeno permettere troppe... Ah, i due Oris, perché proprio i due Oris classici. Come, fai uno svarione così? Perché qui c'è qua? Andiamo su, saliamo per gradi, no? Ah, di qua è la fila. Sì, sì, quella. Qui c'è il Seiko, il Samurai. Samurai. Esistono già anche le versioni nuove che sono arrivate, nero e bordeaux, già finite. Orologio che veramente ha fatto un successone, questa è una versione che si trova ancora da poter comprare, però a breve uscirà di catalogo, è il famoso Manta. Scusa, ma i Samurai nuovi hanno il datario tra ore 4 e ore 5? No, sì, bravo, hanno il datario più basso di quello lì. Finalmente è stata eliminata la lente magnificatrice che ci aveva rotto le scatole. Sono anche più piccoli. E sono leggermente più piccoli, sì, un po' più contenuti. Vabbè, comunque con Seiko non si sbaglia mai. Citizen e Seiko sono le due case giapponesi, come dicevo prima. Quattro sono le case giapponesi e vedremo che dopo c'è anche una novità qua. Sì. E poi sempre Citizen, però a livello di prezzo siamo un pochino saliti. Si sale un pochino. Ecco, sono quelli della serie 8000, sì. Che però c'è un calibro 9000, vero? Sì, c'è un calibro 8000, calibro 9000, giusto per confondere un po' le idee, versione GMT, colorazione Pepsi. Oh, e questo qua ci si può andare al mare, pur essendo un GMT si parte dai... 10 bar, 100 metri, quindi è veramente proprio il minimo indispensabile necessario per andare sulla spiaggia, come abbiamo detto. Questi qua sono quelli un pochino da diver, da divano, tra virgolette da divano, perché ci sono certi che come 200-300 metri, comunque sia già una prima immersione con le bombole, sicché un'immersione, quella che è l'immersione classica, i 20-25 metri, col primo brevetto PADI, diciamo, riusciamo sto ad arrivarci. Qua è bello, c'è un quadrante da paura, ragazzi. Sì. La variante ovviamente anche di questo modello è il Batman in nero blu, sì, nero blu. Questo qua vedete c'ha anche la sfera GMT che è nascosta sotto quella minuti e non è come quello di Piero lì che è un fintone. No, il mio è bello. Sì, ma c'ha la ghiera GMT e non c'ha la sfera GMT. C'ho fecone. Lo sono aggiudicato su eBay. Oh, e questo qua ragazzi, questo qua me lo porto anche a casa io questo sì, qua. Sì, novità. È la novità. Noi l'avevamo già visti a marzo, sti qua. Sì, l'avevamo già visti, per gli amanti ovviamente delle misure più contenute. Il Mido Ocean Star da 39 mm. Sì. E oltre che avere oh, che bello finalmente con il fondello chiuso. A parte che gli Ocean Star hanno tutti il fondello chiuso, no? E gli Ocean Star sì, hanno tutti il fondello chiuso. Ascolta, la novità di questo qua, oltre 39 mm, che quindi aumenta la portabilità per tutti, un po' per tutti, anche se io... quelli da 42 non li disdegno, cioè tranquillamente. Sì. E poi ci sono questi quadranti qua a onde marine e degradé verso l'alto, sì. Blu e nero. Degradé in verticale. E poi c'era anche un'altra novità che per Mido è quasi una novità, il calibro 72 lo chiamano, praticamente questo calibro qua deriva dall'ETA 2892, cioè dal ETA A31, cioè quelli che utilizza anche Longines. Piuttosto che Powermatic 80 ci hanno messo il calibro 72, che secondo me è un upgrade anche a livello di spessore. È un calibro
meno spesso e quindi anche l'orologio è meno spesso, pur essendo un 200 metri questo, no? Sì, 200 metri. Bello assai questo qua, tanto questo qua me lo porto a casa e faccio. C'è solo questa colorazione qua? Sì, gli altri stiamo aspettando, devono arrivare. Ok. Oh, guarda, qua si sale già un pochino. Allora, diciamo che abbiamo già passato la soglia dei 1000 euro col Mido, perché siamo a 1190, che continuiamo a salire ovviamente, sia a livello di prezzo ma anche qualitativamente, a livello anche di brand e di tutto, e andiamo a questo fantastico skin diver della Vulcan. Vulcan Nautic, oddio, sto qua potevamo metterlo anche in colore colorato. Sì, lo potevamo mettere in colori, ma infatti come abbiamo detto, o come diciamo, tanti dei fattori che caratterizzano i prodotti estivi poi dopo sono comuni, sì. E ovviamente vedrete che sia in un settore che nell'altro troverete orologi di varie specie. Ci metti un cinturino come questo qua, però con l'arancione diventa una bomba estiva da spacciare. Sì. Mamma mia che bello. Sì. Vabbè, conoscerlo lo conosciamo. Quelli col bracciale dicono sono ancora arrivati. Quelli col bracciale ovviamente costeranno ancora di più. Siamo in attesa dei primi bracciali da poter consegnare ai clienti. Io devo dire non l'ho ancora maneggiato di persona, a vedere le foto non mi entusiasma più di tanto. Con le maglie lì secondo me sono un po' troppo lunghe, mi sembrano un po'... Però fai sentire, bisogna vedere uno dal vivo. Quello sì, sempre. Due potrebbe essere una diversità. Botta di diverso che... Sì. Sempre i soliti chicchi di riso come il mio qua, wow, sempre così, poi dopo uno vede un bracciale differente, magari si innamora. Sì, vediamo come sarà. Infatti, a proposito di bracciali differenti, sì. Qui abbiamo un bellissimo Yema. E bracciale come si chiama? Ad armadillo. Non è vero, non è come armadillo. No, io lo chiamo armadillo, mi piace. Squama di serpente. Squama di serpente. Ma l'armadillo è più simpatico, dai. Armadillo c'è il mio Omega che c'è un armadillo. Oh, questo qua, il Piero ci fa i versi e io dopo gli do lo scappaccione in testa. Oyema Superman. Questo è quello già col calibro nuovo, con il rotore, col mini rotore. Eccolo lì. Fa la sua bella figura. Sembrava il quarzo da qua. Sembrava il quarzo, No, sembrava la batteria. Ma te ci capisci di orologio. Ma te ci capisci. Facciamo, riprendiamolo un po' meglio. Eccolo qua, con il rotore. Calibro in house, questo qua è uno dei più recenti, e rispetto a quelli i primi calibri in house di Yema, qua si vede che... Io ti posso dire, su quel fondello lì magari avrei gradito solo un oblò per vedere la piccola massa oscillante, anche perché le platine tutte nere così dicono veramente ma poco. Invece a me piace. Te piace questo perché qui è moderno, molto, perché non ti lascia quasi dubbio, nel senso che, ripeto, il primo calibro in house di Yema... Era derivato dalla casa precedente, che non mi ricordo come si chiama, Ambre, roba del genere. E si vedeva che erano tutti rifiniti in Cina, no? Poi, vabbè, sì, effettivamente, allora, il calibro era un po' una sorta di sellita o di ETA, perché poi derivano tutti da quel ceppo lì. L'unica cosa su cui si poteva un po'... contestare la qualità ovviamente delle rifiniture, proprio la qualità dell'estetica in particolare lasciava un po' il tempo che trova. Ecco, secondo me questo qua invece è veramente fatto in Francia, secondo me. Poi... Allora, con lo Yema abbiamo raggiunto i 1790 euro di listino e continuiamo a salire ovviamente in questa scalata. Qui vi presentiamo un best seller, orologio che ormai quasi tutti già conoscete perché è già stato recensito, è stato stravenduto, continua a essere stravenduto per il semplice fatto che alle soglie dei 2000 euro compriamo un Longines che comunque sia un marchio con una storia che non si spendono neanche le parole perché parla da sola, e ovviamente 5 anni di garanzia, marchio che ha fatto un pochino la storia dell'orologeria mondiale, che possiamo dire di più? Niente, ce l'ho avuto anch'io, una delle precedenti versioni, questa è l'ultima, quella con la ghiera in ceramica e con il quadrante, lo vedete che è un pochino più vuoto, nel senso che i bicchierini sono spostati tutti verso la circonferenza del quadrante, mentre prima era pieno di stanghette, sì. No? Quindi può piacere quello più affollato o più... Calibro 888 di, che non è altro che un ETA, però fatto esclusivamente per Longines, 70 ore di riserva di carica, 300 metri ovviamente di impermeabilità, sicché potete già andare a cercare i pescetti sotto l'acqua. Tanti si lamentano delle maglie lucide sui diver, ma...
Secondo me è anche il suo bello a volte, dipende, non è che si deve volere sempre l'orologio tutto opaco, no? Sì. Perché questo qua il polso fa dei scintilli che insomma te lo fanno sembrare come vabbè, questo qua. È già un orologio da 2000 euro, ha già una duplice funzione, sì, quella di un orologio sportivo, ma anche per rappresentare al meglio il marchio, anche quello di un orologio che può essere messo con una bella camicia, con una bella giacca. Con i suoi chicchi di riso lucidi dice no, sono lucidi, non lo voglio, sì. È il suo bello che fa vabbè, i scintilli. Sappiamo tutti che la maggior parte degli orologi diver che vendiamo servono per andare a fare l'aperitivo al bar, sicché è la verità un po'. E qui c'erano questa... due Oris, poi li piamo più due insieme, se no non finiamo più, eh? Sì, Oris, oh. Allora, ho preso questi due Oris perché siamo intanto 2350-2450 per il 65, due colorazioni se vogliamo anche molto estive, due declinazioni di verdi. Allora, hanno tutti e due sellette SW200? Allora, tutti e due sellite SW200, particolarità dell'Aquis che è un Brasenet, che è un'azienda che ovviamente fa i quadranti ricavati dal riciclaggio delle reti pescate in mare, nello specifico in questo caso vengono prese tutte reti verdi, in modo che poi dopo da avere questi quadranti con questa colorazione un po' smeraldo come tonalità. È curioso vedere come due verdi sono completamente diversi, sì. Cioè uno dice ho l'orologio verde, c'è verde e c'è verde, questo qua è un verde cacca di gallina, diciamo. Sì, differenze sostanziali, il 65 è un 100 metri con corona a vite, sicché permette ovviamente un'immersione meno profonda, l'Aquis invece è un 300 metri con corona a vite, sicché permette già un'immersione un pochino più professionale, sono due orologi con caratteristiche molto diverse, uno è un diver con struttura moderna, l'altro è un diciamo un riesumato degli anni 60, sicché un aspetto un po' più vintage. Anche il Diver 65 c'è la corona a vite, però. Sì, 100 metri corona a vite. Sì, 100 metri corona a vite. Oh, poi si comincia ad andare sui marchi un pochino sì, più costosi. Sì, cominciamo a crescere. Qui siamo abbastanza allineati. Norcane, questa è la versione Diver di Norcane. Sempre sellite SW200, questa è la loro interpretazione del diver, molto classica, l'unica particolarità è questo quadrante che ricorda un pochino la fibra di carbonio, sì. E esiste in tantissime declinazioni di colore, secondo me la più bella di tutti è la grigia, che ce l'ho disponibile ma ho preso una più classica, più nera. Siamo a 2400 euro, 2400 qualcosa di listino, sicché è abbastanza allineato con quello che è il prodotto è Oris. Sì, ma c'è anche questo qua, c'è anche la regolazione rapida del sì, la prolunghina retrattile per le mute, anche qui non le abbiamo fatte vedere, diciamo tanti hanno le prolunghine, chi ce l'ha ripiegata, chi ce l'ha retrattile, insomma ce n'è di diverse tipologie. Che poi attenzione, non è sempre detto che quella ingegnerizzata automatica sia sempre la migliore, perché per esempio quando vai al mare, fai il bagno, la sabbia, la salsedine, i pulsantini sì. ti vanno a fare cric cric cric, capito? Invece sì. Però insomma dai, la chiusura regolabile così col pulsantino è sempre più comoda, è poco ma sicuro. E poi abbiamo un bellissimo U-boat sommerso, ovviamente con ghiera girevole, ghiera in ceramica girevole, come vedete. Per quanto riguarda il dive, il modello sommerso di U-Boat, abbiamo una grande riconoscibilità del prodotto, perché a differenza di tutti quelli che abbiamo visto finora, loro mantengono i loro connotati di produzione con un orologio. Sì, sì, il design è proprio la loro, diciamo, carta vincente, ma dopo la visita che abbiamo fatto direi che anche la qualità di costruzione e tutto il resto non sono da meno. Io mi sono ricreduto. Chiaramente a me questo orologio qua non mi piace, è troppo grande, è troppo grosso. Però ci sta. Cioè, potevamo mettere anche tra quelli colorati anche questo, eh? Perché sì, è veramente sì, bold. Diciamo che i colori dei diver sono al limite, no? Tra sì. Il discorso estivo colore e la professionalità di avere un orologio da immersione. Certo, bello. E qua stiamo parlando di circa 3.000 euro. Sì, 3.000 euro, il salto subito successivo è un prodotto, tra l'altro... Oh, il Vulcano è quello... Che trovate anche nella colorazione tutta nera a catalogo. Il Nautical. Il Nautical lo trovate anche nella colorazione nera a catalogo, questa è la nostra interpretazione, come avete visto abbiamo inserito del colore,
colore arancio, che è il tipico colore dei sub, degli orologi da immersione, che ecco, l'abbiamo un pochino reso più in linea con quello che è la funzione primaria dell'orologio. Sì, ricordiamo che questo orologio ha sia la bag interna, e poi anche lo svegliarino. Lo svegliarino, la scala di decompressione, ovviamente per aiutare i sommozzatori a fare dei calcoli di risalita, avere un grafico. E praticamente potete anche vedere da questi fuori qua che c'è la cassa di risonanza per lo svegliarino, per chiamiamola la suoneria, oggi diremmo la suoneria, no? In modo che si può sentire, ma vi assicuro che al polso basterebbe solo la vibrazione per farsi prendersi conto del momento in cui viene impostata la suoneria, lo svegliarino. Bello, bello, bello questo qua. Anche questo qua è arancione, poteva anche questo. Insomma, siamo sempre tutti... Poi, passaggio successivo. Questo qui è il nuovo Marine Master di Seiko, orologio che a differenza del suo predecessore ha una cassa molto più contenuta sia per spessore che per diametro. Ovviamente la grande differenza, l'impermeabilità rimane la solita, la grande differenza che lo distingue è che non è più una cassa monoblocco, ma è una classica cassa col fondello abitato. E vi devo dire la verità, se tutto ciò fa ridurre gli spessori, che ben venga la cassa abite, cioè del monoblocco non ci interessa, anche perché poi il monoblocco creava delle problematiche a livello poi di intervento in fase di revisione o di qualsiasi necessità, perché bisogna far saltare il vetro, serve una procedura particolare, serve chi lo sappia fare veramente bene. Sì, con questa nuova linea qua di Marine Master si sono spostati dal classico design del Marine Master e sono andati più verso il 62 MAS, come dicevano già, perché la cassa fatta così, con le anse rettangolari, no? I finali rettangolari, è propria del 62 MAS. Comunque, è bello sto qua. Sì, molto bello il gioco di contrasti che c'è sul bracciale tra i lucidi e i satinati, è molto interessante. Orologio che ovviamente in linea con quello che era anche il vecchio prezzo, che se non mi sbaglio il Marine Master era 3.200-3.300, qui siamo a 3.400, sicché vedete è stato rinnovato senza spostarci tanto dal vecchia linea di prezzo. La Seiko in generale è l'unica marca che ha fatto un piccolo balzello di aumento, ma niente di che rispetto a tutte le altre marche, sicché tuttora è una delle marche che come rapporto qualità-prezzo è rimasta fedele a quelli che erano 2 anni fa i prezzi medi dell'orologeria. E quando sappiamo che purtroppo tutto è aumentato, addirittura portando tanti prodotti fuori dai criteri anche di convenienza. Però questo qua è uno di quelli da tenere sempre in considerazione. A me ho fatto la recensione, mi è piaciuto molto questo. Sì. Poi si passa a un marchione, qua si va già sopra i 5.000. Sì. Qui passiamo i 5.000, si parla del Super Ocean di Breitling. Oh, che bestia. Sì, orologio molto bello, lunetta in ceramica, questo quadrante in 3 livelli molto particolare, va a creare quasi dei piani ben distinti per quanto riguarda anche le colorazioni del dial, dell'interno. Sì, cioè io inclinato a 45 gradi che gli conferisce un bel po' di profondità. Calibro è SLT SV200? Calibro in questo caso non è un manifattura, è il classico SLT SV200, ovviamente con una costruzione di involucro degna di un marchio ovviamente da un prezzo superiore. Se vi faccio vedere anche come sono realizzate le maglie del bracciale, sono tutte abitate, sono tutti pezzi che poi si incastrano l'uno con l'altro, tenuti insieme da questo telaio abitato che lo rende anche molto particolare e molto resistente. Sì, c'è da dire che poi che tutti gli orologi di Breitling sono certificati cronometro, quindi sono COSC. Certificazione COSC, ovviamente, per quanto riguarda i non manifattura sono 2 anni di garanzia. Lo step dopo per il prodotto diver è il Super Ocean Heritage, che come dice la parola stessa ha un aspetto un pochino più vintage, e in quel caso ovviamente viene inserita la B020, che comunque sia è un derivato Kenissi, e allora lì, considerata manifattura, si ha i 5 anni di garanzia. Yes, e poi abbiamo il The King. The King, sì. Come si direbbe per un... Sì, vabbè, non potevamo metterlo
non potevamo non metterlo in collezione perché ovviamente lui è il re dei diver per storicità e io penso anche per estetica. È fuori competizione questo. Sì, è un orologione a tutti gli effetti, è un 45 mm, sappiamo che ora è uscito il 42, noi li abbiamo venduti, le stiamo riaspettando, l'azienda è un po' in difficoltà di produzione, ma ora rientreranno disponibili. Il 42 mm è un orologio più portabile, però anche casa madre si impegna a passare il messaggio che non è un 50 Phaeton ridotto di misura, ma è tutto un altro orologio. Oh. Sì, no, non lo vuole dare come un'alternativa di misura al suo predecessore che è ancora in catalogo, che è questo qui, ma lo vuole proprio vendere come se fosse un orologio del tutto nuovo. Niente, anche questo qua con il calibro di manifattura chiaramente Blancpain, c'è poco da... Ho fatto anche la recensione di questo, se non mi sbaglio. 100 ore di riserva di carica, cioè qui si parla di un orologio veramente tecnico, veramente un bel prodotto. Anche per il prezzo. Sì, logicamente. Si entra a tutti gli effetti nel manifattura, nel orologio. Se no vi comprate lo Swatch per Blancpain e siete tutti contenti. Alla francese l'eau de gamme, alto di gamma. Siamo raffinati, ragazzi. Ok, allora possiamo passare ovviamente a fare un upgrade di resistenza a livello di impermeabilità. Oh. Quindi andiamo a salutare questi qua gigantoni. Sì, praticamente allora tante marche le abbiamo già analizzate con versioni ovviamente un pochino più umane. Qui andiamo veramente a coloro che hanno gli attributi. Gli attributi. Ci abbiamo anche il gobbo lì. C'è il gobbo. Allora io inizierei dall'Edox. Ok, partiamo dall'Edox. Questo qua l'abbiamo messo qua perché ha quanti metri di impermeabilità? Allora, l'Edox è un 1000 metri. 1000 metri? Sì. Eh? È un 1000 metri, questo qui nello specifico è l'Edox Neptunian. Ora vorrei far vedere quante sicurezze ha di chiusura sto... Sì, lo puoi anche spellicolare se vuoi, noi le lasciamo. Basta fare così. E quando poi mi chiedete, voglio l'orologio pellicolato? No, perché Davide gliel'ha levato. Eccolo qua, 1000 metri di impermeabilità per il Neptunian, questo qua. Sì, 1000 metri, valvola per l'espulsione dell'elio, eccola lì. Quindi calibro è sempre il solito Sellita 7200, qui siamo abituati a conoscere. Sì. Ghiera in ceramica. Ghiera in ceramica. E funziona tutto alla perfezione. Chiaramente le dimensioni di questo quanto saranno, non lo so nemmeno io. Allora, qui siamo a 44 mm. Comunque i 600 metri si vedono anche dallo spessore della cassa e del fondello. Figuriamoci in 1000. Devono resistere? Sì, logicamente un orologio con una resistenza all'acqua così alta ovviamente aumenta in spessore, aumenta in dimensioni. Il vetro è a filo, eh? Il vetro è a filo, però ovviamente se riuscissimo a toglierlo e farvelo vedere in sezione sarebbe un vetro molto molto consistente. Sì, perché infatti lo spazio tra il quadrante e l'attaccatura del vetro, cioè, è tutto compreso, perché se volete una resistenza che sinceramente a noi non ci serve a niente, 600 metri o 300 metri o 200 a noi non ci cambia niente, no. Però se uno vuole un orologio che è stato costruito per avere determinate caratteristiche tecniche per resistere, anche solo per sfizio, anche se non lo usi, no? Perché se no uno si compra il 1000 metri, perché vuole avere un orologio con le caratteristiche tecniche che è costruito per sopportare quella data pressione, no? Siamo fissati, cioè chi vuole, perché lo svegliarino? Hai bisogno dello svegliarino? No, c'è il telefono che ti fa da sveglia, no? Perché vuoi quella complicazione, vuoi l'orologio che ha lo svegliarino all'interno, meccanico. Sui Doxa dove si va? 1500 metri. Yeah. No, ho preso volutamente questo perché è l'orologio che ha più impermeabilità in assoluto. Tra l'altro, per quanto mi riguarda, è quello che mi piace di più perché è il 1500. Scusa, sto qua quanto è di impermeabilità? Quello lì è 3000 metri. Allora non è questo quello che vince. No, lo so, però vabbè, questo è anche un aspetto un pochino ancora, più portabile. È ancora indossabile, dici tu questo. Sì. È tra quelli... Cioè, quello, anche quello è indossabile, bellissimo. Questo qua dopo te lo faccio indossare a te e poi ti do il coppettone in testa. Allora, 1500 metri di impermeabilità. Finalmente una volta il nome corrisponde all'impermeabilità, sì, perché sennò qua... Sì, e valvola per l'espulsione dell'elio anche in questo caso. Particolarità, a differenza dei 300 e dei 300T, questa qui è una cassa da 45 mm di diametro,
ma la cosa interessante è che ha solo 47 mm di lug to lug. Sì. Malgrado sia un orologio molto voluminoso, con uno spessore degno di un 1500 metri, ha una portabilità molto molto buona. Ragazzi, questi qua sono orologi da professionali, si possono descrivere. Quindi non è che ti devi aspettare il solito skin diver da 39 mm, gne da fighetta, eh no. Tra l'altro non è per parlare male ovviamente dei suoi fratelli, ma solo per spiegare meglio anche alcune caratteristiche dei marchi. Questo qui è uno dei pochi Doxa che ha una leggibilità molto interessante, perché il quadrante, essendo leggermente più largo, si legge meglio. Tra l'altro è uno dei pochi difetti che trovo al marchio Doxa, che il quadrante rispetto alla cassa è un pochino piccolo. Di conseguenza potrebbe ovviamente inficiare nella leggibilità dell'ora. Addirittura sapete che ora sono usciti i 200T, sono ancora più piccoli, che io tra l'altro un orologio da che fossi voi a casa valuterei molto bene, perché il quadrante diventa veramente molto molto piccolo. Vabbè, però insomma si legge, non è che deve... No, si legge, sì, però è una proporzione, sì. Anche a volte. Poi, vabbè, qui l'abbiamo già visti, ora vi ho preso una colorazione un pochino diversa, è una cassa in PVD nera. Solar acqua, 2400 metri di profondità. Oggi le spariamo grosse, oggi le spariamo grosse. 2400. Sì, 2400 centimetri di spessore. No, quasi. Sì, è un orologio veramente impegnativo, è un pochino il limite che ha trovato questo orologio nella fase di vendibilità, perché ovviamente ci vuole polso per portarlo, ci vuole ovviamente la volontà di portare un orologio che poi rimane anche molto spesso. La Solar Aqua ovviamente continua a mantenere la produzione di questo modello, ma ne ha affiancata anche un'altra che a breve vedremo, perché le ho in ordine, mi devono arrivare, un pochino più mettibile, ovviamente con meno caratteristiche tecniche rispetto a questo. Però ecco, anche la casa, oltre a mantenere questo modello, che è il loro primo prodotto rifatto, che la Solar Aqua è una vecchia azienda degli anni 60, ma non manterrà in produzione questo e ne aggiungerà altri un pochino più commerciabili, diciamo così. Sì, si vede anche, cioè, ad esempio, il fondello ha già uno spessore aggiuntivo di per sé, lo vedi, sì. Che fa proprio, cioè deve essere tanto acciaio così di dentro per resistere a 2400 metri. Sì. È anche comprensibile, sto qua te lo devi mettere e poi vai sulla tua barchetta, la tua barchetta. Mido, ok, sicché passiamo dalla versione che abbiamo visto prima di tua 39 mm a questo qui che è un 44 mm, 600 metri di profondità. Ecco fatto. Valvola per l'espulsione dell'elio. Lunetta in ceramica, tra l'altro la lunetta è molto interessante, ti invito a farla vedere, perché per girarla va premuta. Ah, sì? Sì. Premi, sì. E gira. Vedi? Sì. Se non la premi non gira. Anche questa qui è un dettaglio tecnico che serve ovviamente a chi lo usa professionalmente per evitare che perda l'impostazione data prima di immergersi. Sì. Sì, sì, sì. E ovviamente crea questo blocco in modo che magari urtandola non vada a modificare le impostazioni. Sì, sto qua c'ha la classica, l'aspetto estetico del Mido Ocean Star, né più né meno. Però con delle peculiarità tecniche che lo portano fino ad arrivare a 600 metri. Sì, un grandissimo 600 metri con una estetica un pochino più portabile, anche per chi non vuole andare in quelle profondità, per sguazzare la sera nel Campari e negli Aperol Spritz, l'ideale. Tra l'altro è un orologio che, se vogliamo, insieme all'Edox ha un prezzo veramente interessante. Quanto costa questo? Allora, 1525 l'Edox, 1670 il Mido. Allora, sì. Con tutte le caratteristiche che questi due orologi vi offrono, secondo me hanno un prezzo veramente interessante. Sì. 600 metri, sì. Certo che 600 metri, uno, quello che dicevo prima, uno gli basta 300, 600 qua ci fa, sì. Però vabbè. E poi siamo i simpatici. Poi, i simpatici GAV, gli Ardito. Gruppo Ardito Watches. Gruppo Ardito, qui abbiamo delle novità. Allora, una è un lince che già conosciamo benissimo, la novità è il bracciale. È stato aggiunto il bracciale, tra l'altro come sempre leggerissimo, perché con questa lega di titanio diventa leggerissimo.
e l'altro invece è un bronzo. Cassanuova, ormai i bronzi li abbiamo visti, tante marche hanno adottato come materiale. E permeabilità quanto stiamo parlando? 1000 metri. 1000 metri? 1000 metri. Ah ragazzi, voglio vedere chi ci va a 1000 metri. E qualcuno ci andrà. Tra l'altro mi piace molto di questo prodotto, questo aspetto molto industriale con queste viti a brugola ben visibili. Ovviamente è tutta cosa voluta che non solo rende l'orologio resistente e affidabile, ma dà anche quel tocco estetico. Sì, di artigianalità. E tra l'altro ci hanno messo anche le spring bar a sgancio rapido nel bracciale, bravi. Tutto titanio questo. Tutto titanio. A me il lince è quello che mi piace di più, diciamo la verità. Sì, il lince. Ovviamente gli altri prodotti sono un pochino più strong. Tra l'altro stiamo aspettando dei Kraken che gentilmente l'Ardito ha riprodotto. Ma qui c'è sempre il solito discorso dell'intercambiabilità delle lunette. Sì, intercambiabilità delle lunette, intercambiabilità dei bracciali. La grande particolarità di un'azienda artigianale è quella di, su richiesta, avere tantissime variabili. Scusa, io potrei mettere la ghiera di bronzo. Sì, bravo, puoi fare anche quella lì. Possiamo fare tutto, basta chiedere, aspettare i tempi che ovviamente casa madre concerne e possiamo fare di tutto. L'azienda è veramente disponibile, sappiamo che ci sono una miriade di variabili. Ora è uscita anche la versione in bronzo, ma trattata nera sopra, in modo che quando ovviamente si va a rovinare la parte scura, affiora questo bronzo dal sottostante, che dà questo aspetto molto invecchiato. Abbiamo visto il Pluma, che è un altro prodotto loro, col cinturino in pitone, col tricolore sulla lunetta esterna. Però sono tutte caratteristiche che anche singolarmente possono essere adottate a qualsiasi orologio da qualsiasi quadrante. Io preferisco come design ghiera lunetta, preferisco questo qua di quello in bronzo, che è così sfaccettato, vedi? Mi piace questo. Sì. È più semplice, più oblò, stile oblò. Belli. Sì. Ora ci mancano solo quelli colorati. Sì, ci mancano. No, ci manca ovviamente per chiudere gli orologi strong. L'Oris 3000 metri, veramente. 3000 metri? 3 o 4000, guarda un po'. 4000. 4000, sì. Ecco, 4000. Abbiamo raggiunto il top dell'impermeabilità degli orologi precedenti. Presenti nel mio negozio. Guarda lì. Questo è un veramente. Tra l'altro è l'orologio che ama Pellizzari, perché ovviamente è proprio l'orologio che da veri sommozzatori. Ecco, vedi un orologio del genere, io sarei curioso di vederlo smontato pezzo per pezzo, il fondello, la cassa, vedere come è fatto. Sì, sì. Come hai capito? Perché... No, ti capisco, perché deve essere veramente interessante. Io sarei curioso solo di vedere quel vetro lì, sì, quanto vetro spessore com'è. Porta. Poi dentro l'orologino c'è una storia. Dentro poi c'è un calibrino così, le lancettine, però tutto il resto è la scocca, giustamente per... Cioè i primi orologi, quelli per fare le immersioni, mettevano l'orologio dentro un contenitore, sì, hai capito, ermetico. Come ora prendi per esempio un cellulare, lo metti dentro il contenitore ermetico e va in acqua, no? Uguale, facevano così. Sì, ma allora ovviamente si parla di un orologio veramente professionale, è un 2000 pezzi come tiratura. Non esiste quasi più in commercio, perché li abbiamo venduti quasi tutti, non io, ovviamente nel mondo sono stati venduti, io ne avevo qualcuno, questo è l'ultimo che mi è rimasto, che vi assicuro che c'è chi l'ha comprato, non è che li teniamo solo per mostrarli. Come si fa già alla ghiera? Alla ghiera anche questa qui ha un blocco. Per ovviamente evitare che si possa girare nelle fasi di immersione. Ah, praticamente così gira a vuoto e poi se io invece... Non ci ammattire, tanto te lo sappiamo che più non vai neanche sulla battima in spiaggia. Sicché... Basta fare pressione, una certa pressione, se invece non fai pressione questa qua scorre via da sola. Sì. Bene. È un po' il solito sistema che abbiamo visto con Mido. Sì. Ovviamente quando poi arriviamo a determinati livelli si cerca di aggiungere anche cose veramente, sì, tecniche. Sul Mido bisogna premere e ruotare. Sì. Questo qua invece c'ha questo sistema che praticamente ti fa da scudo. Se te, sì, gira questo, non gira la ghieretta. Sì. Capito? Bello, 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 sì, insomma, sembra una navicella spaziale. Chiaramente sto qua c'è solo col cinturino, perché se fanno anche bracciale, sì, diventa, no, pesante. No, dopo è inutile tenere la zavorra attaccata alla cintura. Oh. Ora passiamo. Vai, fai così. Allora, estate vuol dire anche... Estate.
Bravo, non bevi. No, vuol dire estate, vuol dire anche colore, perché ovviamente siamo più propensi, ovviamente, vista la stagione, il caldo, magliette colorate, gommoni, chi ce n'ha più ce ne metta, a usare il colore. E ovviamente l'orologeria, sfruttando ovviamente il momento, si dedica alle colorazioni più particolari. Qua si può andare a caso? Qui si può andare a caso, ci sono diverse interpretazioni di colore. In primis io prenderei Hamilton, che non ha fatto altro che prendere un suo cavallo di battaglia, che è lo Scuba, che di per sé è già un prodotto estivo, perché è un prodotto per andare in immersione, ha deciso di allestirlo con tutta una serie di colori, giallo, arancio, sia nel cinturino che in quella piccola, in quel piccolo Reo interno. Ovviamente è una colorazione del quadrante, Reo non si muove. Però, stiamo parlando di un diametro cassa di 40, 40, sì, classico Scuba 40. Quel dettaglio tra ore 4 e ore 5 è lì che si riconoscono quelli da 40, mi sembra, perché c'era la versione precedente, era da 42. Va bene, adesso qua è simpatico. Sì. È classico, lo conosciamo. Sì. Poi, se no, interpretazioni di colore. Abbiamo preso un'altra marca, ovviamente, che è molto sbilanciata sul tema diver. E in questo caso è la Zodiac Verdino, vero? Zodiac Verdino, un bel verde, tra l'altro il cinturino addirittura anche un pochino più chiaro, da quasi a un'acqua marina. Sì. Ecco, prodotto veramente interessante. Sarebbe il Zodiac Super Seawolf, tanto si chiamano tutti così, non è che c'è da star tribolare tanto. È il classico Super Seawolf che ho recensito anch'io, fondello chiuso, mi sembra il calibro STP111, se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, sì. Dai. Zodiac conosciamo, bella forma cassa, mi piace. E di nuovo gli Oris? Di nuovo gli Oris, perché a differenza di prima sono gli stessi orologi, perché riabbiamo un 65 e abbiamo un Aquis, due misure leggermente più piccole, perché parliamo di un 38 e di un 41,5, e sono due colorazioni molto estive. Qui ricordiamo, a destra abbiamo un cotton candy, sicché anche zucchero filato, estate, colore, dolcezza. Questo qua è con il calibro di manufattura? No, questi qui sono ancora quelli con il sellita. Infatti vedi il prezzo, 2450, ultimamente hai recensito invece l'upgrade, che era quel verdone molto bello, che è era una novità perché montava il calibro 400. Era senza data, sto qua invece la data ore 6. Sì. Il verde invece con la lunetta in ceramica bianca che vediamo è un'ispirazione molto estiva, perché prende ispirazione da un cocomero. Sì. E questa qui ovviamente vorrebbe rappresentare la buccia, quella parte esterna dell'anguria, ovvero il verde con quella linea sottile di bianco, che ovviamente si va ad alternare prima di trovare la polpa. Mi manca il suo compagno, perché li ho finiti, che invece era la polpa, la parte rossa, con la lunetta bianca. Se ne inventano di tutti i colori. Estate ovviamente dà la possibilità ovviamente di spaziare in tutti gli ambiti. Poi, altra interpretazione di colore con un orologio un pochino più complesso, sia come struttura che come tecnica di costruzione, ovviamente Norcane, l'abbiamo già visto prima in una versione un pochino più classica per quanto riguarda i diver. Questo qui non è a tutti gli effetti un diver, però è un orologio che per l'estate è ideale. Perché questo qua è un Wild One. Questo è un Wild One scheletrato, ricordiamo che le versioni scheletrate montano un sellita rielaborato. Purtroppo ad oggi la Kenissi non permette di scheletare il prodotto, perché non ha una produzione che permette di avere questa variante. Probabilmente perché dovrebbero fare un tot di pezzi e non hanno richiesta, quindi non ci va. Sì, logico, finché poi magari un tot di aziende non si metteranno insieme, richiederanno tutti uno scheletrato, allora ci sarà. Ricordiamo che questo qua, la cassa in Nortec, la parte interna qua che vediamo azzurra, che è in materiale plastico antiurto. E poi c'è il cilindretto lì all'interno dove è contenuto il calibro, che è in titanio. Tutto questo fa altro che isolare il cilindretto con il calibro dal resto, dagli urti, dalle intemperie. E quindi dicono che sia l'orologio ideale per gli sport estremi. Sì. Quindi, ho recensito quello con il quadrante normale, che a me piace molto. Al di là di quello che si possa dire, a me piace molto questo orologio qua. Poi,
e andiamo a vedere dei prodotti che non vanno tanto d'accordo con l'acqua, se no giusto il lavaggio mani, però ci permettono ovviamente di lavorare con il colore e di conseguenza diventano orologi eccezionali per l'estate. Qui abbiamo sempre Ubot, prima abbiamo visto il modello invece per le immersioni, qui abbiamo ovviamente un classico Dark Moon. Dark Moon. Sì, ricordiamo, l'abbiamo visti più volte, siamo stati anche in sede da loro, sono gli orologi con interno l'olio, con il liquido per dare questo effetto bolla. L'orologio con la goccia. L'orologio con la goccia, sicché ecco, qui il mare l'avete dentro invece che fuori. però ecco, come potete vedere, cinturino molto molto colorato in gomma che riprende ovviamente i dettagli del quadrante su questo sfondo nero. Sì. Che orologio che per l'estate, ovviamente, dove si portano magliette a maniche corte, camicie smanicate, sicché ecco, vi permette di esibire a 360 gradi il vostro orologio. Ricordiamoci di dire che questi qua sono al quarzo, c'è una batteria dentro. Sì, c'è una batteria, lì abbiamo Piero, sta sogghignando. Sì. Tra l'altro erano quelli che diceva Italo Fontana che i cinesi fanno fatica a copiarli per via del discorso del liquido dentro il quadrante. Sì, sì. Vabbè, ci metteranno un po' di acetone dentro. No, secondo me ci mettono un adesivo sul sì. vetro e dicono... però ci arrivo. Con la bolla olografica, che si muove secondo... Poi, altra marca che ha voluto interpretare un suo orologio già esistente, però nella versione... è la prima volta che li vedo io. Sì, 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 sì. Saranno sicuramente la prima volta che le vedono Ta-da! Anche a casa. Cavoli, che strani così. È belli così. Belli, Cioè, praticamente sto qua... Villervetta Dynawind. Dynawind colorati. Questi sono colori molto estivi. Parliamo di un arancio e di un rosso, però esiste anche il blu, esiste un bel verde brillante. Si possono avere con l'allestimento del cinturino in pelle in tinta o con il bracciale in acciaio. Il bracciale in acciaio riprende ovviamente la finitura della cassa, sicché è totalmente satinato. Io sinceramente... C'è anche col bracciale in acciaio questo? Sì, c'è anche col bracciale in acciaio. Questo qui l'hanno quando fatto... Quando l'ho preso io non c'era. Quando l'hai preso te, no. Quando l'hai preso te, ora gli fanno questo bracciale totalmente in tinta. Io sinceramente li ho scelti con la pelle perché secondo me rendono molto meglio. Sì, cioè se devi esagerare tanto vale che esageri col colore completo, no? Poi niente vieta, con domani vi possiate comprare il bracciale, possiate chiedermelo e comprare sia il bracciale che il cinturino nell'unico, in un'unica soluzione. Se non mi sbaglio adesso questi Villervetta qua incassano il calibro Landero, se non mi sbaglio, o Soprot. 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 Perché prima incassavano le Sellite a SV200. E poi la cassa così satinata, ma il mio non ce l'ha così satinata la cassa. No, le versioni che te sono quelle più classiche, sono le versioni classiche che hanno le casse lucide. Sono un pochino fricchettoni, un po' più fricchettoni. Sì, belli colorati, insomma. E colori ci sono? Arancione, rosso? Rosso, blu, verde. Verde, sì. Verde ormai è dappertutto. Verde e poi c'è anche un azzurrino, colore un pochino più chiaro. Sono cinque colori diversi. E questi qua da signorina cosa? Allora, questi qui da signorina, per non lasciare indietro nessuno, voglio fare ovviamente un elogio, perché le signore, gentil sesso, ovviamente sono più predisposte a percorrere le mode, soprattutto quelle stagionali. E ovviamente loro hanno una marcia in più per via dell'abbigliamento, delle mode, seguono più tutte queste dinamiche, sicché anche nel mondo dell'orologeria le aziende stesse si lanciano di più nella realizzazione di colori più particolari. Qui abbiamo un bellissimo rosa, sì. Molto bello, lo stesso orologio viene fatto una colorazione verdina, un po' tipo acquamarina, molto particolare. E poi ovviamente il marchio Hamilton. Il Jazz Master Performer da 30? Bravo, questo da 36. 36? Sì. È sicuro? 34. Sarà 34? 34. Bello, si riconosce poi anche dalla... Ecco, è elegante e la sportività da cose data, puff, dalla lunetta numerata. Sì, allora io ovviamente le ho inserito in questo qui perché ha una colorazione molto fresca, molto estiva. Se vogliamo, ovviamente ci sono tante marche che... si lanciano nei colori e soprattutto nel mondo femminile. Sì, ormai non c'è. Sì. Ma tutti i marchi fanno qualcosa di colorato. E qui ho fatto una selezione ovviamente di orologini più eleganti che sicuramente sul periodo estivo riescono meglio a esprimere tutta la sua
particolarità. Eccoli, anche questi qua da signora, chiaramente, perché sono veramente piccoli, mignon. Sì. Però sono... addirittura arricchiti con i diamantini per chi vuole l'orologio gioiello, oltre che l'orologio colorato. Questi qua sono al quarzo. Sì, sono tutti orologi al quarzo, perché ovviamente un po' le dimensioni non danno spazio alla meccanica, e poi anche perché si vuole ottenere un risultato elegante con spessori molto molto sottili. In poche parole, si vuole dare un colpo di colore, diciamo uno stile al polso, però senza creare delle costrizioni o degli impedimenti a livello di portabilità. Praticamente i modelli sono le Grand Classique e Dolce Vita, no? Bravo, le Grand Classique e la Dolce Vita in questo caso, però se poi volete dare un'occhiata al catalogo Longines, ci sono tantissimi orologi che portano colori veramente incredibili. Addirittura ora hanno aggiunto dei colori molto belli su Conquest, addirittura aggiungendo i cinturini in gomma, che è un prodotto molto molto estivo. La Master Collection a livello femminile ha tutta una declinazione di colori incredibili. Ecco, Longines è veramente attenta a tutti i periodi e a tutte ovviamente le categorie di clientela. Va bene, dai, simpatici anche gli orologini per le signorine, e tanto piacciono. Sono al quarzo, Piero, potrebbero piacerti anche a te. Guarda, mi piaceva per Monica, ma lei lo sa che non porta. E non li porta, cosa li prende a fare? Poi abbiamo la botta di novità. La botta di novità ovviamente è un marchio che abbiamo aggiunto ora, e veramente te ti si rizzeranno i capelli. Però almeno quelli. Per chi vuole fare l'estate vuol dire colore, vuol dire sport, ma spesso vuol dire anche spensieratezza. Sicché non volete portarvi l'orologio costoso, impegnativo, sul mare, a fare quello che vi permette di fare la buona stagione, allora vi diamo un prodotto non solo economico, ma tecnico, estivo, quarzun, che potete farci veramente di tutto. Oh, eccoli qua, uno completamente digitale, l'altro al quarzo, ma ana digitale, perché c'è il quadrantino digitale qua in basso. Sono il G-Shock, ragazzi, lo G-Shock. Ovviamente nell'altro negozio, per chi non vuole l'ana e vuole solo il digitale, abbiamo tutto il mondo di Swatch. Okay. Non parliamo dei Muswatch, come sapete, quelli che gestisce l'azienda, ma tutto quello che è Swatch potete chiederci, li abbiamo nel negozio a fianco, e questo vuol dire fare l'estate, ovviamente seguire le mode, il colore, senza dover spendere cifre esorbitanti. Va bene, ma questo qua cosa serve per dire cosa? Che da oggi hai in concessione anche Casio. Casio, sì. Allora, un pochino la mia idea di lavoro per quanto riguarda l'orologio era poter servirvi e poter servire voi a casa con tutte le necessità del mondo dell'orologio, cioè potervi vestire il polso in qualsiasi necessità e momento. Ovviamente con la Casio vado a completare un pochino questa offerta, e come avete visto è subentrata la Citizen. Anche la Citizen è un marchio dove ci sono orologi veramente accessibili per tutti. Casio ha altre peculiarità, perché non produce orologi meccanici, fa solo orologi al quarzo, però fa orologi molto resistenti, molto tecnici. Anche la Casio ovviamente ha fatto la storia dell'orologeria, certo, nel suo segmento di prodotto. Se avete bisogno di un orologio con la sveglia, con il cronografo, addirittura ci sono le versioni più evolute, vi prendono le pulsazioni, fanno veramente tantissime funzioni, le abbiamo tutti, le stiamo caricando sul sito, sapete che le procedure sono abbastanza lente. Comunque, ecco, andiamo ovviamente avere tutte le marche, vi dico già che sarà impossibile, ma comunque potervi offrire gli orologi dai 70 euro fino ai 30-40 mila, piano piano ce la faremo. Sì, comunque il Casio fa anche degli altri belli orologini. Io mi aspettavo di vedere anche l'Edifice, è quello che mi piace tanto. Sì. Che c'è una specie di lunetta esagonale. Sì. Allora, l'Edifice è un prodotto che in questo momento faccio fatica a interpretarlo. Ti spiego perché. Perché io mi ricordo quando è uscito l'Edifice, voleva essere il buon orologio del mondo Casio, quello che ovviamente si allontanava dal prodotto digitale, e dava ovviamente un contenuto anche a livello estetico
molto più pesante. Molto probabilmente il mercato dell'orologeria si è trasformato in una maniera abbastanza particolare, dove sono stati rivalutati quelli che erano proprio le radici di Casio, ovvero il G-Shock, l'orologino vintage digitale da poco, sicché assurdo trovate queste versioni qui, molto tecniche, addirittura con cifre fino a 3-4 mila euro. Sì. In America, in Italia, non è mai stato neanche importato. Ne hanno fatta anche una versione in oro. Si parla di 7-8 mila euro di listino, sicché cifre molto importanti. E la versione Edifice, che voleva essere il buon Casio, è stata ridimensionata. Oggi costa quanto, diciamo, un G-Shock di medio livello. E diciamo che se si deve spendere quella cifra lì, allora o si prende il Casio classico o addirittura poi il mercato offre tante altre soluzioni. Però piano piano, tanto le varie famiglie le inseriremo tutte e avrete la possibilità di scegliere, che poi è la cosa più importante, quello che a voi piace. Certo. Insomma, tutto questo per dire che insomma da qui in avanti anche Casio lo potrete portare via con un pochino di sconto. Sì, certo. Io direi, ora mi fai vedere un paio di orologi usati e poi... Sì, orologi usati. Allora, avevo un pochino più pezzi, però da ritiro al video se ne sono andati meglio per te. E quello che ovviamente mi è rimasto, sono ovviamente presi in carico da poco, sono due Seiko. Questo qui è il nuovo GMT, che viene fatto in diverse soluzioni. Questo è con la colorazione verde, l'avete visto in azzurrino, l'avete visto nella versione nera. Questo è il verde, tra l'altro se volete ce l'ho anche nuovo di pacca in vetrina, sicché vi diamo anche la doppia scelta. Lo volete inaugurare voi, oppure un usato tenuto veramente da Dio, come nuovo, con tanto di garanzia ancora attiva. L'orologio, come tutti i nostri usati, sono veramente, che se volete risparmiare qualche centinaia di euro e avere un prodotto ovviamente che vi piace. Che bello. Questa potrebbe essere la soluzione giusta. SPB 147. Ah, l'SPB, questo qua è uno di quelli che è sempre stato tra i miei preferiti. L'SPB 147, mica bello. Anzi, questo qui diventa 2,39, ma semplicemente perché è la versione con i suoi cinturini, in confezione speciale, con i suoi cinturini NATO dedicati. Ah. Sì, vengono dati due NATO, tra l'altro sono due NATO eccezionali per come sono realizzati. Non vi dico quanto costano se le voleste comprare singolarmente, hanno dei prezzi, sono andato a vedere per questo di listino nuovo quanto viene? Questo qui è un orologio a 1350 euro. Però questo è usato? Questo è usato. Sembra nuovo a guardarlo. Sì, sembra nuovo, sono due orologi stupendi, tenuti benissimo. Questa è più bella. Preferisco questo. La cassa è quella del 65 qui. Belli assai, dai, due Seiko, questa volta. Sì, due Seiko, poi come sempre qui, purtroppo la merce entra e esce in continuazione. Purtroppo. Sia sul nuovo che... Sì, perché poi mi piacerebbe farvi vedere tutto, spesso non abbiamo neanche il tempo. Quello è il mio dispiacere. Poi, logico, se domattina vendo tutti, io vi vendo anche la baracchetta. Vabbè, dai Piero, dammi un po' la mia macchinetta lì. Oh, eccoci qua girati così. Finalmente, tutti assieme, ci potete vedere. C'è l'amico Piero, il buon Giacomo e io, che vi salutiamo da qui, da lontanissimo, dalla baracchetta degli orologi, per ricordarvi gli appuntamenti fissi che, come sempre, sono quando vuole lui, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!